Nell'incontro di ieri all'università con due psichiatri tedeschi c'è stato un bellissimo confronto su ipotesi di lavoro diverse, forse. Lei ha proposto la sua, relativa a questa ricerca che sta conducendo ormai da 25 anni sull'immagine interna, e sembra che, almeno dai commenti di questi due psichiatri tedeschi, che l'idea sia abbastanza suggestiva. Ricava anche lei questa impressione? Beh sì, il discorso dell'immagine interna fa parte di tutta la ricerca, fa parte della scoperta, forse fa parte anche della scelta che ho fatto ormai vari decenni fa, cioè di cercare un'immagine interna che implica tutta una rivoluzione nella misura in cui si passa dalla coscienza, dalla veglia e se vogliamo dal pensiero come ragione al mondo dell'irrazionale, che è stato sempre considerato cosa più o meno animale, ma in ogni modo certo non solo non conoscibile, ma addirittura intoccabile. È difficilmente dimostrabile dagli strumenti questa idea dell'immagine interna. Forse ci dobbiamo riferire alle ultime scoperte che vengono dal mondo scientifico. Una per tutte è che le cellule cerebrali, date per statiche e perenni, in realtà si rinnovano e si rigenerano durante tutta la vita. Qualcuno dice per effetto degli stimoli, cioè più si stimolano e più le cellule cerebrali si riproducono. Una scoperta è questa. L'altra, ancora più recente, dice che la cellula primordiale si differenzia nel momento in cui riceve uno stimolo esterno, nel caso specifico la luce. Lo stimolo luminoso sarebbe come una chiave che fa partire un meccanismo già pronto. Lei ha parlato di pulsione. Si può dire che nella cellula primordiale esiste già questa attività, questa forza da cui pre poi prende il via la vita umana? Sì. Indubbiamente questo chiede prima che si abbia il coraggio di affrontare un metodo di pensiero diverso e una ricerca, un metodo di ricerca, non so se a questo punto si può chiamare più scientifica, diverso da quello che è stato sempre usato nelle scienze positive. Grosso modo la possiamo chiamare la deduzione, per cui in effetti noi dobbiamo ricavare delle verità, delle certezze, senza poter verificare immediatamente mediante strumenti, non parlo più dei sensi perché ormai i sensi sono stati superati da tempo notevole, ma viste certe premesse, certi fenomeni conseguenziali, noi dobbiamo dedurre una certa cosa. Soltanto con questo metodo di pensiero noi possiamo affrontare questa ricerca sulla pulsione. Cioè noi non abbiamo nessuno strumento che possa verificarla. Non ha né peso, non ha direttamente nemmeno figura, non ha disegno, capacità di, ha i limiti di stimolare direttamente un organo specifico che dà una figura che viene poi ad essere comunicabile, quindi conoscibile. Noi ricaviamo il concetto di pulsione da altre manifestazioni successive della persona umana, e allora noi ricaviamo una deduzione, chiamiamola pure così, fino ad arrivare adesso a fare tutti i passaggi, chiederebbe troppo tempo, fino ad arrivare a concettualizzare che l'uomo ha un qualche cosa che è diverso dall'istinto animale. Se l'animale si muove in un certo modo, secondo certi meccanismi, o fa parte di un discorso riflesso, per cui, essendo disidratato, corre a cercare l'acqua. È un meccanismo ancora nell'ambito del riflesso. Oppure ha questi comportamenti preordinati, per cui cicogne, fenicotteri e volano per migliaia di chilometri, sempre alla stessa stagione, per si sa,
milioni di anni. Dopo, certo, io non, ai limiti non so nemmeno se viene prima la scoperta della pulsione oppure viene prima il fatto di aver osservato che l'uomo ha, invece di avere questi comportamenti preordinati, ha la scelta. Quindi c'è un rapporto con la realtà di conoscenza. E in base a questo rapporto con la realtà di conoscenza, che può andare a livelli diversi, dalla percezione immediata, dalla registrazione immediata delle cose, fa scelta. Cioè, ai limiti, non si comporta con questi meccanismi preordinati che sarebbero genetici, ma sceglie di volta in volta se fare una cosa o fare un'altra. Potrebbe essere un azzardo mettere assieme pulsione e immagine interna, cioè nel senso che, secondo la sua scoperta, prima ci sarebbe la pulsione che fa il neonato alla nascita, no? E poi emerge questa immagine interna di cui lei parla, no? E, come dire, per far emergere l'immagine interna è necessaria la pulsione? Sì, sono direttamente e strettissimamente legate. L'una è legata all'altra, non esiste l'una, cioè l'altra esiste perché esiste l'una, non è concettualizzabile che possa esistere una pulsione senza poi che si formi l'immagine interna. E questo sarebbe tutto appunto, ecco, il pensiero deduttivo che se noi troviamo nell'adulto una dimensione interna, di pulsione soltanto, noi non possiamo dire che quello è nato in quel modo solo con la pulsione, come se fosse nato solo con una gamba o con solo un braccio focomelico, ma dobbiamo dire che è un fenomeno patologico di malattia per cui ha perso l'immagine interna, ma non che possa esistere fisiologicamente alla nascita la pulsione senza immagine interna. Il dilemma degli scienziati, da Dulbecco alla Montalcini, anche ad altri grandi premi Nobel per la medicina, che hanno fatto e continuano a fare ricerche in campo strettamente biologico, è che notano, e ritorno un attimo alla questione delle cellule staminali, che queste cellule hanno una crescita lenta, ma continua fino a un certo punto. Poi questa crescita si interrompe, per riprendere successivamente per effetto appunto dello stimolo luminoso. C'è una differenza quindi tra le cellule staminali del feto e le cellule poi staminali dell'adulto? Tutto lo lascio pensare. Che la realtà biologica, i limiti del feto sia diversa da quella del nato e dell'adulto, ripeto, tutto converge perché questo sia appunto una verità. E questo implica appunto tutta una serie di teorizzazioni tra il fatto che di fronte allo stimolo, come detto prima, la reazione delle cellule è diversa. È diversa a seconda che si tratti di varie specie animali o addirittura della specie umana, o addirittura è diversa a seconda che si tratti di feto o di adulto o di persona, diciamo, o organismo già nato. Come se il fenomeno dello stimolo che accade alla nascita determinasse un cambiamento. Come non si sa. Appunto, nessuno strumento ha potuto verificare questa cosa qui, strutturale della realtà biologica. Quello che si era notato, che aveva detto Edelman, eccetera, che alla nascita si determina una rivoluzione, un cataclisma biologico, il 70% delle cellule cerebrali vengono perse, eccetera, eccetera, potrebbe corrispondere anche a una variazione, non so se è permesso dire, qualitativa della biologia del. Non ho ancora coraggio di dire del DNA tra feto e neonato. Cioè il fatto che la biologia umana ha una possibilità di reazione in potenza come possibilità, che poi determina lo sviluppo della pulsione,
che gli animali probabilmente non hanno, e poi questo fatto che ha prodotto la pulsione stessa determina ulteriori modificazioni della cellula biologica. Un'ultima cosa, un biologo italiano, Vescovi, facendo esperimenti sui topi adulti, non neonati, diciamo, no? Adulti, ha scoperto che dopo aver distrutto le cellule dell'apparato immunitario, introducendo nei topi delle cellule staminali, a cui aveva tolto la programmazione, così si dice in termini tecnici, queste cellule introdotte nel topo hanno dato vita di nuovo all'apparato immunitario, alle cellule del sangue. Un premio Nobel come la Montalcini dice che se questo fosse confermato sull'uomo sarebbe una rivoluzione, nel senso che le cellule cerebrali staminali possono in qualche modo influenzare anche cellule diverse, come appunto quelle del sistema immunitario. Ci può essere una correlazione allora tra il sistema immunitario e un certo benessere o un malessere psichico. Beh, questo sì, è facilmente deducibile che se c'è un problema, un difetto organico, fisiologico, ci sia anche un malessere psichico, questo è accertato. Come c'è il contrario, di fronte al malessere psichico c'è un disturbo di tutto il campo organico, cioè tutto il campo della psicosomatica, ma il problema non mi pare che sia questo. Il problema mi pare, il discorso interessante è che da quello che dici si deduce che le cellule adulte, diciamo così, che hanno attraversato il fatto della nascita, hanno delle potenzialità che le cellule fetali non hanno. E quindi, ecco appunto, senza poterlo verificare, noi dobbiamo pensare che alla nascita succede qualche cosa per cui le cellule si modificano strutturalmente, mi viene da dire, adesso appunto non ho nemmeno i termini, qualitativamente, strutturalmente rispetto a quelle fetali. Quindi evidentemente alla nascita non c'è solo un fatto quantitativo di modificazione, ma c'è un fatto qualitativo. Quale sia questo fatto qualitativo non è verificabile, però effettivamente determina una rivoluzione perché dobbiamo dedurre che quello che è stato sempre considerato una realtà, prima è stato considerato il cervello con le cellule perenni che non si modificavano mai, adesso la cosa è stata superata per cui si sa che invece anche le cellule cerebrali si riproducono e si moltiplicano, ma poi ancora questa faccenda che è il genoma. E con esso il DNA è stato sempre considerato immodificabile. Immodificabile da milioni di anni, di generazione in generazione, perché corrisponde all'ereditarietà, alla trasmissione. Viene fuori tutta una prospettiva per cui invece questo DNA si modifica in continuazione. E poi ne vengono fuori problemi a non finire, nel senso che se si modifica, sembra che si modifica soltanto in senso, se mi è permesso dire, progressivo. Non si modifica mai in senso regressivo. Come se il fatto della modificazione fosse nel senso dello sviluppo, e rischio di dire del passaggio da una situazione più vicina all'animale a una situazione più lontana. Cioè noi in questa modalità ci distanziamo sempre di più, ma non c'è mai la possibilità che torniamo indietro, voglio dire allo stato di scimmia, ma nemmeno allo stato del cavernicolo di 7-8 milioni di anni fa. Questo è interessante perché sarebbe da chiedersi perché e per come c'è questa soltanto una situazione unidirezionale. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista della ricerca psichiatrica, io so che mentre c'è un'evoluzione per cui una persona può acquisire qualità, chiamiamole così, possibilità, doti, di affettività, di sessualità, di intelligenza, eccetera, non può mai tornare indietro. Se prova e vuole tornare indietro, entra nella malattia mentale. Diventa pazzo. Questo fatto che il DNA si può modificare dipende essenzialmente dagli stimoli. Beh, penso proprio di sì. La dinamica per cui non si modifica per conto proprio, ma si modifica soltanto in seguito agli stimoli adesso.
ho questo come teoria che la realtà umana, la realtà biologica non è mai senza stimoli. Non esiste una situazione fisiologica, biologica per cui bisognerebbe metterla sotto vuoto, non lo so, ma poi succede che il fatto che non ci sia pressione diventa uno stimolo. Quindi il pensiero che esista un organismo umano senza essere esposto agli stimoli non esiste. In secondo luogo, sembra che i nostri biologi ci diano ragione, nel senso che ho ascoltato, appunto, ho letto che nella clonazione, perché si determina la moltiplicazione e la riproduzione del genere con uno stimolo ben preciso, uno stimolo esterno. E quindi, se no, altrimenti il fenomeno non si verifica. Cioè le cellule reagiscono, quando c'è uno stimolo sembra anche abbastanza potente, uno stimolo elettrico, mi pare di aver sentito, anche abbastanza potente. La storia della medicina è particolarissima, perché c'ha due elementi, uno che è storico, per cui il medico è stato sempre una figura particolarissima, anche se di derivazione sacerdotale. Secondo, anche penalmente, è l'unica professione che permette di produrre lesioni. È Permette? l'unica professione che permette l'intervento sul corpo altrui. Per cui se io taglio la panza, asporto uno stomaco, io sono un medico chirurgo. Se lei graffia una persona, va in galera per lesioni personali. Questa è unica, non esiste in nessun'altra professione. Non solo la facoltà, l'autorizzazione ad intervenire, a ledere il corpo altrui. È solo del medico. E questo va rapportato anche alla psichiatria. Cioè, quando io intervengo e faccio una cura, c'è la lesione, c'è un pericolo. Quindi devo essere formato, devo essere preparato. Può venire fuori uno laureato il latino e il greco che si mette a fare lo psichiatra, e no, si interessi del greco, ma non della psichiatria. Qui è un imbroglio proprio anche legale, insomma. Senta, a proposito di punizione e di sarebbe una sua opinione su Foucault? Foucault fa proprio questa operazione antiscientifica al massimo grado, cioè cerca di riportare, per cui non per niente, alla fonte del cosiddetto basilismo, no, tutto alla pre-scienza. Cioè non esistono malati, esistono i marginali, che al più si può considerare che esistano persone con la pellagra, con la sifilide, cioè malattie organiche, per cui sono malati con lebbra, eccetera, e vanno quindi assistiti. Il discorso della malattia mentale viene completamente negato. E bisogna tenere presente che la follia non è creatività, la follia è morte e distruzione. Stupidità. Foucault queste cose non le pensa perché lui era un malato. Senta, attenzione alle sue teorie, è stata molto, molto particolare da parte di certi ambienti della sinistra, anche estrema. È estremamente conflittuale. Perché c'è tutto il discorso che loro no, no. Non riescono a riconoscere del fallimento anche della teoria marxiana. Quello che è successo in politica, è successo anche in teoria anni prima, è questo loro. E se gli togli Marx, rimangono. Ora dovrebbero tornare all'Ottocento, quando c'erano tutti gli orientamenti socialisti, da Proudhon, Fourier, fino a Bakunin, Blanqui, l'anarchismo, Saint-Simon con il socialismo religioso, insomma, tornerebbero ancora a quella 100 anni fa, insomma. E quindi, che poi, che peraltro succede pure, perché poi nella sinistra adesso ci sono 7, 8, 12 correnti, storie, eccetera. Si sperdono perché non hanno una teoria ben precisa, per cui ognuno Lei si riferisce alla teoria economica di Carlo Marx? no! Tutto il discorso che abbiamo fatto è che con la teoria economica non c'è riuscito. Non c'è riuscito per. Beh, qui adesso andiamo con la teoria dei bisogni, eccetera, eccetera.
E lì ci siamo scontrati proprio su questo, sulla teoria dei bisogni. Il collegame con il cinema? Sotto c'è tutto un discorso teorico invece interessante, cioè la ricerca sull'immagine. Oltre il linguaggio verbale bisognava recuperare il discorso sull'immagine. Che mi interessava sta ricerca sull'immagine. Dopo la parola immagine? Sì. La parola è paralizzata, i limiti non può, non dico che sia da noi, sarà anche da noi, perché non è legata all'immagine. Men che meno serve psicoterapia, che l'arma è la parola, psicoterapia è l'interpretazione. Se la parola non è legata all'immagine e non ritrova questa origine dell'immagine interna in particolare. Anche la classe analitica è basata sull'interpretazione di... Appunto. È tutto basato. Se non c'è la parola giusta, la psicoterapia non funziona. Queste lezioni, queste sue, diciamo, i suoi seminari, sono un po' un coinvolgimento, come potremmo definire, terapeutico, ancora meglio. Indubbiamente. Appunto proprio oggi sì, pensavo a questa cosa di come in fondo dove in 25 anni si è riuscito a mantenere una struttura rigidissima, volevo dire rigorosissima, è venuto a dire rigidissima, delle 4 ore come setting, come entrata, inizio, fine, dopo 4 ore, come se fosse avesse come progenitore la seduta analitica tradizionale, soltanto che è fatta da 150 persone, però sempre mantenuta. Sempre? Mantenuta, mai intaccata, mai toccata. Quella è la struttura della seduta psicoterapeutica specifica. Poi fuori facciamo i film, facciamo tutto quello che ci pare, ma quella non si tocca, perché è una struttura di rapporto particolare, perché evidentemente il rapporto, diciamo, pure inconscio ha bisogno di due argini, qualcosa del genere, ecco. Certo. Di realtà, poi che se si diceva, ognuno è libero di venire quando vuole, andarsene quando vuole, non ha nessun contratto, nessun obbligo, niente, però una volta che sta lì il comportamento è intoccabile, se no va via. E sono 25 anni che ci riusciamo, non è uno scherzo, con questa massa di persone che gira, appunto, e poi è nuova, cambia, chi va via, chi ritorna dopo, insomma ognuno fa il proprio lavoro personale. Io sto lì, se qualcuno mi chiede qualcosa, rispondo. E questa è l'origine che bisogna sempre riconoscere, che è loro, perché non è che io ho messo un cartello dicendo da domani si fa l'analisi collettiva. Io ero andato all'università a fare le mie lezioni, supervisioni, eccetera. Cominciarono a fluire, a venire gente. Certo. No, ma io, no, ma interpreti questo sogno. Se vuoi. E venne, l'hanno fatta gli altri. Andando non l'ho fatta io. E questo va sempre rispettato, assolutamente. Mi ha detto di tempi di 4 ore. 4 ore. Esattamente 4 ore. Sempre 4 ore. Prima erano di meno, cominciarono con 2. Poi diventarono 2 e mezzo, 3, 3 e mezzo e poi il 12 marzo dell'84 diventarono 4 e da lì non mi sono più mosso. Non ho più ceduto ad altre domande. E sono rimaste 4 ore, così per una sensazione di realtà, di equilibrio. Nessuno mi chiederebbe di farne anche 5, no? Però mi pare che sia armonico le 4 ore, mi pare che sia giusto. Appunto non c'è una regola fissata. Decidiamo noi di volta in volta. Appunto non c'è la regola prioristica dell'analisi di per cui devono durare 50 minuti. Stabilito per legge, no, facciamo così perché mi pare che il rapporto funziona, ormai 84.
sono passati 15 anni e ripeto, se dovesse venire fuori una modifica per cui non dobbiamo fare 4 e mezzo e 5, niente in contrario. Cioè. E per quel che mi riguarda sono stato preso la mano da un discorso teorico, mi hanno già rimproverato. Mi hanno già rimproverato di aver pensato ad un discorso teorico proprio partendo da questa faccenda della ribellione e giocandomi nel discorso sulle due parole negazione e rifiuto, è quello che accennavamo prima. Gode ribellarsi con il rifiuto, cioè anche nella parola c'è confusione, è un conto la negazione. La negazione no, non va bene, è patologica. Il rifiuto no, invece, è sano. Quindi bisogna realizzare una situazione di no e non di non. Perché la negazione è legata al non. Non è nuvolo, come non è nuvolo. E invece il rifiuto è legato al no, non voglio questa cosa che ho ben visto e conosciuto. Negazione e rifiuto. Quelle due parole che abbiamo usato tante volte. Due parole si associano e compongono una strana immagine che è impossibile configurare con linee che possano darsi la forma